Piccole cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, il ritratto di un momento già vissuto. Innamorarsi tra la gente indifferente, in un mare di speranze, sentimenti e delusioni. Tutto e niente, inutilmente, un'avventura così, la mia vita. Tutto e niente, evanescente, ombre di sera che il nuovo giorno poi cancellerà. Piccole cose, il ricordo di un istante, uno sguardo di bambina, l'incoscienza di un momento e sei donna. Innamorarsi e scoprire nei tuoi occhi orizzonti di silenzi, di dolcissime emozioni. Tutto è niente, inutilmente, la mia vita. Tutto e niente, evanescente, ombre di sera che il nuovo giorno poi cancellerà. Bene, signore. Tutti? Sì. Beh, ecco, soprattutto la signorina Jenny e la signorina Diana. E anche quel ragazzo. Ah, sì, mio cugino Tony. Sì, lui è molto simpatico. E anche la signora Olga è così gentile. Mia zia Olga sarebbe molto contenta di sentirti dire questo. La ringrazio. E anche suo fratello Giorgio. Sì, me l'hanno detto. Mi hanno detto che vai molto d'accordo con mio fratello. Sì, eppure pare che abbia un carattere difficile. Il fatto è che Giorgio ha dei buoni motivi per essere fatto così, Maria. Con me si è sempre comportato molto bene. È un ragazzo cordiale, simpatico. Già. E Keta, vai d'accordo con lei? Più o meno. È solo un po' acida. Sì, è la parola giusta. Acida. E di mia madre, perché non mi hai ancora detto niente di lei? Ecco, su di lei non ho niente da dire. Beh, questa mi sembra una risposta più che sufficiente. Vede, lei è la padrona di casa, signore. Ha il diritto di essere esigente. Non ti sembra che abbia un atteggiamento troppo severo nei confronti della servitù? E con papà? Hai qualche problema con mio padre? Non lo vedo quasi mai. Beh, soltanto quando gli porto il caffè. Ah. Allora l'unica persona che ti ha creato dei problemi in questa casa sono io. Sì, anche se una sola volta. Ma mi deve promettere che non succederà mai più. Perché? Non è forse